e costruite progetti. Il vostro futuro. Come in maniera meravigliosa. Il candidato sindaco del centrodestra a Pesaro, Marco Lanzi, presenta il programma elettorale. L'obiettivo dell'ex vicecommissario di polizia, la sua prima esperienza in politica, è ricostruire Pesaro con un programma a lungo termine, attraverso un confronto costante con cittadini, associazioni e comitati. Voglio essere il sindaco di tutti. Io voglio essere il sindaco di tutti, un sindaco che guarda alle persone che concretamente fanno qualcosa per di reale, di vero per la nostra città, a prescindere dall'appartenenza politica o ideologica, il sindaco veramente di tutti. Oggi i miei amici e noi insieme abbiamo spiegato in maniera chiara il nostro programma, molti cittadini ce lo chiedevano, ieri lo hanno fatto i giovani, oggi l'abbiamo fatto noi e chiedo che non ci siano dubbi ormai su come noi veramente vogliamo cambiare modo di fare politica, vogliamo cambiare il governo di questa città e vogliamo rendere Pesaro più bella, aprire il cielo, dare a tutti la possibilità che a tutte le persone che hanno competenze, voglia, entusiasmo di realizzare i loro sogni. Al Charlie Hotel di Viale Trieste, davanti ad una sala piena, Lanzi ha parlato di turismo e cultura, due temi chiave e prioritari per il programma di governo. L'obiettivo, dice il candidato sindaco, è avere una Pesaro turistica 12 mesi l'anno. Pesaro capitale della cultura. Tanti penso che se lo stiano già chiedendo tanti cittadini e me lo chiedo anch'io. Alla fine di quest'anno cosa ci rimane? Una biosfera? Ci rimane una ruota panoramica? Non ci rimane un museo? Non ci rimane uno spazio aggregativo per i giovani? Non ci rimane uno spazio culturale? Non ci rimane un posto dove poter allestire una mostra o esporre dei quadri? Non ci rimane niente. Per il centrodestra serve maggior sicurezza, aumento degli alloggi, riorganizzazione dei servizi educativi e più manutenzione negli edifici scolastici. Nel programma elettorale si parla anche di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica, di un assessorato per le manutenzioni e della cura dei luoghi per valorizzare la bellezza. Sguardo all'economia con lo sviluppo del porto. Riporteremo Pesaro al centro della provincia, dice Lanzi. Vogliamo riorganizzare la macchina comunale per essere più efficienti. Assistendo a, come penso tutti i cittadini, basta andare in giro, ma basta anche senza andare nei quartieri più lontani, abbandonati veramente a se stessi, basta venire anche in centro e vedere le condizioni del decoro urbano. Veramente è una tristezza vedere che una città bella come la nostra, che ha veramente tantissime attrattive, che potrebbe davvero raccogliere tante risorse, sia di fatto abbandonata a questo degrado. È incredibile, veramente. Io farò di tutto, insieme alla mia squadra, faremo di tutto veramente per ridare a Pesaro quella bellezza che veramente merita.